Ciao a tutti, con questa video lezione vi leggo, traduco e commento eh, il testo Step into Culture British Icons che trovate a pagina 223 del libro 2 di Step Up. Se volete sentire la pronuncia di un madrelingua, andate sul vostro CD o sul sito della Oxford. A cercare il track 220 e potete ascoltare la voce del madrelingua che pronuncia che legge questo testo. Allora, uh, British Icons. La prima uh, cosa da uh, sottolineare è la pronuncia di Icons che tanti pronunciano Icons, ho sentito tante uh, pronunciare questa parola Icons no, sbagliato icons, icone britanniche. When tourists come to Great Britain, they love to look for and photograph great British icons, like a black taxi or a red phone box. A national icon is a symbol of a country. Ecco sentito qualcuno pronunciare when win no. When è pronome interrogativo, scritto così, significa quando e si pronuncia when, un pronome, ok? When tourists come, quando i turisti vengono, to Great Britain, vengono in Inghilterra, in inglese, quando si parla di un movimento, moto al luogo... Devo usare to e non in. They come to Italy, they come to Pavia, I, uh, they come to Great Britain. Ok? Allora, se vi interrogo, potrei chiedervi questo come? Che verbo è? è regolare o irregolare? Tanti di voi hanno già pensato come came come. Ok? Se non ve lo ricordate, pagina 201 ci sono i verbi regolari. Ok? Quindi come, came, come venire. They love to look for and photograph great British icons. Loro amano cercare, look for, significa cercare un phrasal verb. Vuol dire che a seconda della preposizione che segue il verbo look ha un significato diverso. Look da solo significa guardare. Mm? Uh, se ci metto for, significa cercare. Se davanti al look metto um, forward, look forward, significa non vedere l'ora. To look after, invece, significa curare, prendersi cura. Quindi va pronunciato, va letto insieme al look, questo for. Mm? They love to look for and photograph, and non they love to look. For and photograph, ok? Perché è come se fosse una parola unica. Cercare. Hm? To look for and photograph great British icons. Cercare e fotografare. Icone della Gran Bretagna. Like qui non significa piacere, ma significa come. Come, per esempio, they like to look for icons. Like a black taxi or a red phone box. Come per esempio un taxi nero o una, una cabina telefonica rossa. A national icon is a symbol of a country. Un'icona nazionale è il simbolo di un paese. Of course, an obvious national icon for any country is its flag. Naturalmente, of course, non di corsa. Naturalmente. Un'ovvia ovvi, un icona nazionale per ogni paese è la sua bandiera. Flag significa bandiera. For any country, per ogni paese. any significa, Same any significano qual, qualche, no? Però qui non possiamo tradurre icone per qualche paese. Dobbiamo tradurre per ogni paese. Mm? Uh, British Union Jack Flag now appears on clothes bags. Mugs, phones, everywhere. Quindi la bandiera Union Jack della Gran Bretagna britannica, mm? loro vanno al contrario, la bandiera Union Jack britannica, noi, dice, eh, eh, noi diciamo mm, la bandiera Union Jack britannica, loro invece Brittains, genitivo sassone, Union Jack flag. Ora, now e non no now appears on clothes, bags, mugs. Ora appaiono su vestiti, borse, mug. E invece questa tazza grande col manico, uh, mugs, tazze, phones, telefoni, everywhere, anche every l'abbiamo visto ogni se ci mettiamo where significa dappertutto se ci mettiamo think everything ogni cosa e se ci mettiamo everyone everybody ognuno chiunque tutti ok secondo la parolina che segue gli inglesi fanno così prendono una parola ci attaccano un altro e hanno fatto una nuova parola a loro piace risparmiare a lot of British icons are from London, a lot of, l'avete visto, l'abbiamo visto, a lot of, much vi ricordate? Una gran quantità, tanti, molti, molte icone britanniche sono di Londra, are from London. Tower Bridge and Big Ben, the clock bell at the Houses of Parliament are famous symbols of the UK. Tower Bridge, abbiamo visto quando abbiamo fatto la Torre di Londra, è quel ponte che si trova vicino alla Torre di Londra. Il nome del ponte è proprio Tower Bridge. Bridge significa ponte, ponte del, della torre. Mm? Tower Bridge. Big Ben viene dal nome dell'ingegnere dell Benjamin. Big Ben, big grande Benjamin, è il nome della campana che si trova dentro la torre campanaria della casa del parlamento the clock bell la mh, campana dell'orologio bell e campana clock orologio la campana dell'orologio ca della casa del parlamento sono simboli famosi del regno unito attenzione UK e regno unito non stati uniti eh. gli stati uniti si trovano dall'altra parte della terra in america The classic red London bus appears on thousands of postcards and tourist souvenirs. Il classico autobus rosso di Londra eh, appare su thousands, mm? abbiamo hundreds, centinaia, thousands e migliaia di cartoline e Uh, souvenir turistici uh, avete le matite con sopra vi ricordate l'anno scorso vi ho portato in classe le matite con sopra uh, il disegno del, della torre di Londra de de della torre campanaria de della casa del Parlamento uh, poi c'era il quaderno il blocnotes, la penna la, la matita l'astuccio la uh, cioè la tutto con questi le uh, foto dei posti tipici di Londra o oggetti tipici o cose tipiche di Londra. London's first public passes appeared in 1855. I uh, primi autobus uh, pubblici di Londra apparvero nel 1855, attenzione: 1855. Dividiamo il numero in due: quindi 1855. 18,55, quindi 1914, come lo dite? Dividiamolo il numero in due, 19,14, 1914, mm? non 90, 40, quello è 90, 40, questo è 1914, finisce per T-E-N, -e ok? Until significa fino a, quindi fino al 1914, they needed horses to pull them, avevano bisogno di cavalli per tirarli. Pull lo troviamo sulle porte. La parte dove bisogna spingere c'è scritto push, la parte dove bisogna tirare c'è scritto pull. Push and pull. To pull them. Potrei chiedervi: questo them a cosa si riferisce? A loro chi. I, I cavalli tiravano, i cavalli è soggetto, tiravano loro, tiravano questi autobus. Quindi, dem è l'oggetto, il soggetto è horses. I cavalli tiravano cosa? Chi tirava? Allora, il soggetto risponde alla domanda. Chi fa l'azione? Chi tirava? I cavalli, quindi, cavalli è soggetto. Cosa tiravano i cavalli? Se, se rispondo alla domanda che cosa tiravano, allora è complemento oggetto. Quindi pulled, them, non uso they che è pronome soggetto, ma them se non vi ricordate andate a vedere la lezione dove ho spiegato tutte queste paroline, aggettivi possessivi, pronomi possessivi, pronomi complemento, pronomi soggetto cos'altro volevo dire è peer quindi è un verbo regolare il passato si aggiunge e di abbiamo altri verbi qui needed need significa aver bisogno voi spesso mi traducete needed quando bisogna invece usare must o have to allora need è più che altro avere la necessità avere bisogno di qualcosa o di fare qualcosa invece have to è Dover fare qualcosa, must, dover fare qualcosa. Ok? Perché c'è un regolamento, perché c'è un obbligo. Need, invece, ne, uh, avere la necessità di fare qualcosa, c'è un bisogno di fare qualcosa. Eh? A volte anche have to, al passato lo traduciamo come aver bisogno di, però con have to abbiamo più l'idea di dover rispettare un. Un regolamento, qui invece se è necessario, aver bisogno di fare qualcosa, ok? ed è regolare the famous red double decker roadmaster bus appeared in the 1950s allora il famoso double decker autobus a due piani, rosso roadmaster, lo traduciamo non lo traduciamo in italiano roadmaster si lascia così Appeared in the 1950s, vedete che c'è The 1950s, The negli anni 50. Quando abbiamo la S dopo il numero eh, con un anno con lo zero, eh, non posso dire in the 1959s, eh, deve essere un numero con lo zero, ok? negli anni 50 noi non diciamo negli anni 59 ok diciamo negli anni 50 negli anni 60 negli anni 70 loro mettono la s e abbiamo gli anni 50 london's black taxis begin their life in the same way quindi gli taxi neri di londra black cab vi ricordate Began. potrei chiedervi questo verbo che significa Iniziare e qual è l'infinito? Questo è il passato. Begin qual è l'infinito? Andate a pagina 201 dove ci sono i verbi regolari. Begin, begin, begun. Begin, Began, begun. Attenzione nelle lingue germaniche, cioè l'inglese, il tedesco, g e g -I si pronuncia g, begin e non begin, ok? Begin, begin, begun, pagina 201, verbi regolari. Cominciarono la loro vita. Life significa vita. Dare, che cos'è? È un aggettivo o un pronome possessivo? Se c'è life che significa vita, la loro vita, quindi c'è l'oggetto vicino l'oggetto del, del del, della frase. Quindi, their è l'aggettivo possessivo. Se togliessimo life, they begin theirs mettiamo la s abbiamo il pronome possessivo ma qui c'è life ed è aggettivo possessivo they life in the same way nello stesso modo way significa modo qui ma in altri contesti potrebbe significare via people still sometimes call them hackney carriages la gente ancora qualche volta sometimes call them chiamano la gente, le persone chiamano, eh? le persone, people, qui è una, una parola che implica un gruppo di persone, quindi non abbiamo la terza persona singolare. Noi in italiano diciamo la gente chiama, loro dicono la gente, eh, la gente chiamano. Vedete che non c'è la S della terza persona con call, chiamare. Call them, che cos'è questo them? A cosa si riferisce? Alle macchine, qual è il soggetto di call? Chiamare chi è che chiama la gente, quindi people è il soggetto. Che cosa chiamano? Hackney Carriages, cosa chiamano? Risponde alla domanda che cosa, quindi è l'oggetto quello. Quindi people call them e non people call they. Hackney Carriages, which were a type of horse drawn vehicle. Chi i quali erano, which were, che erano un tipo di veicolo tirato dai cavalli. Drone è partecipio passato di draw. Andate a cercare a pagina 201 questo verbo: to draw, drew, drone. Draw, drew, passato, Drawn, partecipio passato, tipi di uh, veicoli tirati, partecipio passato, da cavalli horse drone vehicle. Ok, andiamo alla Mini Cooper, Mini Cooper della Fiat. You can find other British icons outside London. Puoi trovare altre icone britanniche fuori da Londra. The mini car first appeared in 1959. La mini car Mini Cooper per la prima volta first per la prima volta appeared to appear, passato appeared apparve nel 1959 quindi è uscita nel, nel 1959 it was very popular in the 1960s molto popolare negli anni 60 and 70s vedete 60s con la s 70s gli anni 60, gli anni 70, ok? Quando c'è lo 0 e c'è la s, sono gli anni 60, gli anni 70, gli anni 80, 1980s, ok? And it appeared in a lot of films of the period, like the Italian job, it's still popular today. E apparve, eh, e di, quindi è un verbo regolare, to appear, Passato è period in a lot of films of the period a lot of films vi ricordate a lot of, molti tanti, una gran quantità eh? much many usata nella frase negativa interrogativa. A lot of a lot of si può usare anche nella frase eh, negativa interrogativa, ma eh, frase affermativa a lot of. Much e many le usiamo, le usiamo solo nelle frasi negative interrogativa. Much se segue parola singolare, many se segue parola plurale. Ok? Abbiamo rivisto anche questo argomento dell'unità 6. It appears in a lot of films of the period. Di quel peri del periodo. Like the Italian job. Come? Anche qui, like non significa piacere, ma significa come. Si fa un esempio. Apparve in tanti film come per esempio l'italian job it's still popular today è ancora popolare oggi da mini minor mini cooper nobody really uses public phone boxes these days questa è una cabina telefonica rossa tipica di Londra e dice che nessuno veramente usa uh, il, questa cabina ai giorni d'oggi mm? These days, Johnny Doge. But Britain's red phone boxes are a, a classic icon, and people don't want them to disappear. Ma, il, uh, la cabina telefonica rossa della Gran Bretagna, sono una icona uh, classica. E la gente non vuole che sparisca. Want, noi abbiamo want, voglio andare, voglio che tu vada, io voglio andare, quindi io voglio più l'infinito, io voglio andare a scuola, e invece se eh, il soggetto non sono io, io voglio che tu vada a scuola. Cosa uso? Che tempo uso? L'infinito? Voglio che tu vada a scuola? Uso il congiuntivo. In inglese invece dopo want usiamo... Il presente anche perché il congiuntivo in inglese è uguale al presente per cui eh, possiamo dire che usa il presente ma potrebbe essere anche il congiuntivo and people don't want them to disappear non vogliono che loro spariscano mm? quindi lo traduco con congiuntivo uh, them che cos'è a cosa si riferisce public phone boxes, red public phone boxes è oggetto o soggetto della frase? Chi è soggetto di want? Il soggetto di want è Britain. Uh, eh, scusa, Pe people, eh? people don't want. Chi è che non vuole? People soggetto. Che cosa non vogliono? What? They don't want. Uh, quindi che cosa non vogliono è l'oggetto, quindi dico they don't want them e non they. They è pronome soggetto, quindi non posso metterlo qui. They don't want them, loro, soggetto they, don't want them, non vogliono loro, non vogliono loro. In italiano sarebbe sempre loro, in inglese invece loro soggetto è they, don't want them. L'oggetto è them ma non they. To disappear. Non vogliono che sparisca. Sometimes local communities buy their phone boxes. A volte, qualche volta, comunità locali comprano buy their phone boxes. Comprano le loro uh, cabine telefoniche. Potrei chiedervi questo buy che cos'è? All'infinito di comprare buy. È irregolare come fa il passato e partecipio passato? Andate a vedere a pagina 201. By Boat. Boat. Ok. Andate a vedere come si scrive. Poi magari vi chiedo: quali sono gli altri verbi che finiscono il uh, passato e partecipio passato? Come by? Eh, dovete ricordarvi. Teach. Bring. Think. Vi ricordate? Andate a vedere quei sette verbi che hanno il passato e il passato uguale a uh, by. Mm? A parte teach e catch che hanno a u g h -T, tutti gli altri o, -O g h un uh, From Box and They Use them in Imaginative New Ways. E li usano, usano loro, quindi li usano, in nuovi modi molto um, creativi. Ok? Ways modi hm? in, altre, in altri contesti si traduce con vie, ma qui è modi. Some phone boxes now contain first aid equipment. Alcuni, eh, alcune cabine ora contengono first aid equipment, sono le, eh, le, le medicine di primo soccorso, le, le, eh, le cose di primo soccorso, insomma. Uh, first aid equipment, art exhibition, uh, mostre di arte, tourist information, informazioni turistiche, oppure possono addirittura essere mini libraries, or mini libraries, piccole librerie instead of phones, invece di instead of, invece di telefono. Quindi cosa c'è in queste cabine, io veramente non l'ho mai viste queste cose. Mi è successo anche di dover Uh, entrare in queste cabine più che altro per ripararmi dalle piogge improvvise che ci sono spesso uh, in Inghilterra, in Scozia, ma non ho mai visto in queste cabine queste cose. Proverò a fare uh, a, guard a guardarci dentro ogni volta che passo vicino a un phone box. Red phone, go, phone box, se vi capita di andare in Inghilterra, in Scozia, li potete trovare dappertutto. Entrate, guardate, vedete, potreste trovare qualcosa di molto interessante. Decide se le frasi sono true o false, vere o false, e poi correggere le frasi false. Allora, questo è l'esercizio 2, sempre a pagina 223. People in London first started using motor buses in 1855. True or false? Allora, l'esempio era The Union Jackies is a flag, certo, quindi true. E questa People in London first started using motor buses in 1855. Vediamo un po' cosa diceva. Beh, andate a vedere. Di sopra eh, cominciarono a usarlo nel 1855 andiamo a 1800 mi ricordo almeno io the first public buses appeared in 1855 quindi è true ok? vero horses pulled the first London taxis è vero? qui si parla degli autobus che venivano tirati però poi dice uh, the, the tax, black taxis started the same way nello stesso modo, quindi non dice che vengono tirate, però dice lo stesso modo, eh, degli autobus, per cui com'è la risposta? Choice force. true Someone invented the mini in the 1960s. Quando è stato inventato? Dunque la Mini Minor è stata inventata, abbiamo letto nel 1959. Possiamo dire che degli anni 60 Inventato? Ma io direi di sì, direi che è vera perché se fosse stata inventata nel 1985-90, sì, ma se è nel 99, ormai siamo negli anni 60, quindi io la darei uh, per true. People don't make many calls from Britain's red phone boxes, they don't make many calls. Uh, Questo è true. Perché? Perché questi phone boxes, red phone boxes vengono usate per tutt'altre cose. Some British phone boxes now contain books. True. Ok. E poi c'è l'altro esercizio numero 3. Pensa dei famosi oggetti iconici italiani. Prendi appunti su flag, food and drink, places, buildings, people, vehicles. Where do people use these icons? Provate a fare anche l'esercizio 3, così lo correggiamo nelle lezioni a piccoli gruppi. Perché quello a grande gruppo non credo di eh, riuscire, però ci possiamo provare. Ok, quindi buon lavoro, ciao a tutti.